Seconda giornata, seconda sorpresa. Anzi no, la Mirafin, battendo l'Ardenza Ciampino, è in testa alla classifica della C1 assieme ad Olympus, vincente sul Fondi, e Lazio Calcetto. I biancocelesti non fermano la propria marcia e travolgono nella ripresa il Civitavecchia, grazie alla tripletta di Gullì, al gol di Rossetti e alla rete del solito Alfonso, per un Marco Zannino soddisfatto ma non del tutto. Nel secondo tempo, tenendo i giocatori il meno possibile in campo, alla lunga ci ha portato vantaggio perché eravamo leggermente più lucidi di loro. Nelle azioni che abbiamo creato non siamo stati cinici a capitalizzarle. Al Palafonte il big match tra CT Eur e Lido di Ostia regala tanti gol e tanto spettacolo. Il Lido deve cedere alla squadra di casa, brava e soprattutto lesta nel secondo tempo a gestire il ritorno degli avversari. La vittoria dà grossa fiducia ai biancorossi. Sono tre punti determinanti contro una squadra importante che comunque ci danno fiducia, ci danno ancora più motivazioni per lavorare la settimana prossima. La Capitolina non sbaglia a Pomezia, primi punti per Atletico Civitavecchia e EasyMed Porsche Tivoli. Torraccia travolto dal Palestrina con il pokerissimo di Butnaru. Tanta Lazio Calcetto anche nella classifica marcatori. Sia Gullì che Alfonso sono a quota 3 gol.